mi ha invitato a stare sulle due gambe. E stavo con le braccia così. Perché? No, ma Marita, mi sento Don Chisciotte contro i mulini a vento. Ascoltami. Allora, quando tu hai detto che lui è un farfallone, no. Lui è un uomo falena, cioè lui è l'uomo falena veramente. Serena. Non è possibile, è perché Serena, ascolta, ma tu ti sei saputo di là. Sì, dai. Perché allora, quando lui mi ha invitato a stare sulle sue gambe, sì, aspetta, ma perché un uomo, anche se le cose fossero andate diversamente, brava, un uomo brava, elegante, un uomo di brava, classe, dice: oh, dai, ma hai non stiamo quello lì, brava, a guardare chi è stato, brava, chi ha preso l'iniziativa. C'è un uomo elegante, di classe, la chiude in maniera diversa, non che si mette lì a dire: sei un caffone, sei un caffone. Ma ha parlato di bacio. Inutile che ti metti la giacchettina, Maria, la giacchettina bacio, tutto mio. Sei un caffone nell'anima. Ma quando sei un caffone puoi avere milioni di euro, puoi girare con macchina centinaia di milioni, ti puoi vestire con i migliori capi firmati un rozzo caffone, eri e rimarrai tutta la vita. Ciao.